Voglio andare a vincere a San Siro, far piangere Peruzzi e poi Del Piero. Pare non derire niente. Perché? Siamo un rone. Ci vogliono dei pupi buoni che facciano i fatti sul campo, no che fanno le mozzarelle come hanno fatto prima. Ma dico io, per arrivare dove? Alla salvezza almeno, alla non dico sta. Alla salvezza. Secondo me è impossibile, Alfredo, che ogni anno a gennaio dobbiamo rifare una squadra. Non capisco questo. Si parla di non programmazione giusta. E quindi poi alla fine. E secondo me anche Baroni non ha accettato per questo in estate. Che noi non giuriamo, vogliamo a male parole. Giraudo, Aia, Cupes, Folo, Lucio, Lombardi. Ma schiantai. Buonasera amici di Fuorigioco, no? Perché De Lillo aveva detto adesso facciamo il colpaccio, prendiamo uno della Serie A. E veramente ho avuto paura quando hanno detto abbiamo preso Cristiano. E ma schiantai, sì, guarda tu visto che picchiato, Cristiano cui altre pazzie? No, Cristiano Lombardi dalla Lazio, però non me ne voglia Lombardi e gli altri, però credo che l'acquisto più importante sia stato il ritorno di Polo Ruscio. Darà una mano quantitativamente e qualitativamente al nostro centrocampo, si spera. Niente, si è conclusa adesso la trasmissione, adesso quindi è impossibile uscire e realizzare delle interviste, lo faremo la prossima volta, però vi lascio con la canzoncina del maestro Barchetta, quella nuova che ci ha cantato ieri mentre eravamo in radio. Ciao a tutti e forza regina. La regina del mio cuore sei, ma da sola non ti lascio mai. Sempre tra i tifosi tu sarai, regina tu sarai nei sogni miei. Ogni giorno guardo la TV, TV. Ogni notte sogno i gol tuoi. Oh, oh, oh. Al mio cuore stringerti vorrei, regina tu sarai nei sogni miei. I tuoi golli vogliamo solo da te, golli solamente per noi, golli così tu ci fai impazzi, non mi dire più di no, sai che noi ti seguiremo, sai che noi ti seguiremo, dai regina del mio cuore. Che meraviglia il maestro Alessandro Barchetta! Grazie.